Lo hanno ucciso strapazzandolo come una bambola di pezza con cui giocare. I cani sembravano impazziti, non lo lasciavano. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo, ma non ci siamo riusciti. A parlare Giuseppe, uno degli zii del bimbo di 13 mesi sbranato da due pitbull ieri mattina ebole in provincia di Salerno. Giuseppe, uno dei fratelli della mamma del piccolo, stava dormendo in casa quando è avvenuta la tragedia, ma le urla della sorella lo hanno svegliato ed è subito sceso nel cortile per capire cosa stesse accadendo. Mio fratello Simone era steso per terra nel cortile con i cani attorno, racconta Giuseppe al mattino che quando è giunto sul posto ha visto il bimbo già a terra, preda dei due cani. L'altro zio, Simone, aveva in braccio il bimbo, avvolto in una coperta, quando sarebbe stato sorpreso dai due cani. Il cane più grande aveva fatto cadere a terra mio fratello e poi, insieme all'altro cane, stava azzannando il bimbo che è morto subito. Ho cercato di soccorrere mio nipote e mio fratello, i pitbull hanno attaccato anche me cercando di mordermi, quindi il tentativo disperato di allontanare i cani. Abbiamo colpito i pitbull con dei bastoni e dopo un po' sono riuscito a chiudere uno dei due cani in una stanza, ma l'altro era completamente impazzito. Questi due cani sono fratelli e un po' di tempo fa uccisero il loro padre. La zampa di quello più grande è grossa come la mia mano. La tragedia si è consumata in una manciata di minuti, attorno alle 8:20 del mattino di lunedì 22 aprile 2024. La mamma del bimbo, secondo quanto appreso, doveva accompagnare la sorella a scuola, quando all'improvviso è accaduta l'aggressione. Anche lei ha cercato di proteggere il piccolo ed è rimasta ferita ad una gamba. Ferito alla gamba anche il fratello Simone, che ha cercato in tutti i modi di salvare il bimbo. Sulla vicenda è aperta un'inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno che ha affidato le indagini ai carabinieri. La salma del bambino è stata sequestrata e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli, dove verrà eseguito l'esame autoptico. Solo dopo si potranno celebrare i funerali. I due pitbull nel frattempo sono stati prelevati dai veterinari dell'ASL di Salerno e portati in un canile a Caserta, dove gli esperti ne valuteranno aggressività e pericolosità.